Ragazzi, questa sera proviamo una pizzeria di cui sono curiosissimo, Vince. Cambiamenti, la pizzeria di Ciccio Vitillo, che in realtà quest'anno si è posizionata decima in Italia e 19ª mondiale. Quindi per questo avevo quest'hype. Anche se ti devo dire la verità, secondo me è abbastanza sottovalutata. Comunque, entriamo e vediamo com'è. Siamo, fra l'altro, in un luogo dove tu hai fatto le scuole, tu hai fatto il liceo artistico. 200 metri più avanti. Questa pizzeria Ciccio l'ha aperta da poco, cioè questa sede qua, perché l'altra sede invece stava sotto un altro luogo storico, cioè casa mia. A 200 metri da casa tua. La sua pizzeria all'epoca si chiamava Antica Napoli. Io ogni volta che prendevo la pizza dicevo, ma è spaziale rispetto alle altre. Poi vabbè, ha fatto il suo percorso e mo da allora ancora devo riassaggiare la sua pizza, quindi sono curiosissimo di vedere com'è cambiata nel tempo. Io sono curioso allo stesso modo per 2-3 motivi. Allora, uno, ha aperto da pochissimo ed è partito già fortissimo nella classifica. Due, utilizza un forno elettrico, pure per la pizza al piatto. Sono spugnizio, non avevo notato. 3, quando aveva la sua vecchia pizzeria sotto casa tua, non ci sono mai andato e mi dispiace, però tutte le persone che ci andavano mi dicevano vai a provare quella pizza. Facciamo uno sguardo sui menu. Bello già l'incipit, chi nasce tondo può evolversi in tutte le forme. Praticamente c'è quadrato, cerchio, triangolo e rettangolo. Ciascuna di queste forme è per una tipologia di pizza. Sai che i menu mi piacciono parecchio, belli e eleganti, veramente. Altra cosa che mi piace è il fatto che ci siano, cioè già da qui vedi che ci sono diverse varietà di pizza. Questa è una cosa che stiamo incontrando in diverse pizzerie. Dopo riprendiamo, iniziamo a mangiare qualcosa. Avvicinagli il microfono magari se ce lo vuoi spiegare, se gli va. Io lo chiamo pane burro pomodori alici, ma in realtà è una pizza in teglia, okay, con un pomodoro confit, alici cetara e burro aromatizzato all'erba cipollina, da mangiare solo con le mani. Okay. Non prendere obbligatoriamente con le mani, va bene. Sì, buon appetito. Scusa Francesco, questo qua è lo stesso impasto che utilizzi anche per la pizza, non è un impasto a parte? Non posso dare troppi spoiler, okay, okay. Mano a mano te lo dico, va bene. Ogni volta che arriva una pizza te lo dico, però ci sei vicino. Al di là della struttura che c'ha questo prodotto, a me piace tantissimo questo arruscatello che prende questa pizza, perché tu già sai che in questi punti qua diventa croccantissima. No Antonio, ma si vede, cioè questa se non la mantengo in mano vola, questa qui vola via da sola, si vede già che è croccantissima. Ma che roba è? L'impasto si è deflagrato in bocca. Questa struttura che ritrovi al morso è la cosa che mi manda più di tutto al manicomio, ragazzi. L'aria, il vuoto all'interno. Ma è un'altra cosa che mi piace, sinceramente, sai pure che cos'è? Il fatto che l'impasto non sia un impasto piatto, è saporito. Secondo me ci sta pure una buona percentuale, che ne so, di tipo 1, comunque di farine meno raffinate all'interno. È vero, perché talvolta quando c'è questi morsi molto a scomparsa, l'impasto quasi appunto non è nemmeno più protagonista. Scompare pure l'impasto. Esatto. Ricordo un po' gli impasti di pane rustico che si fanno nelle zone. No. Buono. Possiamo dire partenza col botto. Per come abbiamo iniziato mi sa che partirà veramente alto in classifica. Allora raga, non so se si vede, margherita a 8 euro. Bella. Ci sarà da discutere su sto prezzo, sì. Penso che sia forse la più alta. Su saprà. No, dico nella zona casertana. Un'altra cosa divertente che lui ha messo menù, la prima pizza che lui mette è la recensione negativa. Fatta con mozzarella di bufala, pomodoro di Corbara, pesto di basilico, pepe di Sichuan e poi un ingrediente segreto. Vogliamo fare la sfida, ce la prendiamo e vedi se riesci a capire che ingrediente è. Tu. Io non ce la farò mai, però tu che sei più esperto, capace riesci a capire di che si tratta. 15 euro, questa è una delle pizze più care che abbiamo mai visto. Hai capito? È furbo, perché dice, quelli per vedere qual è l'ingrediente segreto si compra una pizza. Grande genio. Una frittatina cacio e pepe con una tartare di fassona piemontese, una maionese alle nocciole e una nocciola tostata. Da mangiare sempre in un boccone. Se avessi fatto 2 frittatine grandi o 4 frittatine grandi, non ce sarebbe... Esatto. Allora. Già la presentazione è la frittatina più particolare che mi è mai arrivata. Senza ombra di dubbio. Oh, mi piace molto la pastellatura che c'è, perché per me la frittatina va fatta con la pastella e non col pan grattato. Totalmente. Però sono gusti miei personali. La frittatina è come preparazione molto grassa, poi questo qui cacio e pepe. Con la carne sopra ti va a rinfrescare tutto il boccone. Sì, è vero. Molto buona. È molto bello il contrasto caldo-freddo che c'è. Tra la frittatina e la farcitura sopra. Mi è piaciuto assai, anche. Mi è piaciuto assai, l'unica cosa brutta di questa frittatina è che finisce subito. Un boccone, che ne avrei mangiati veramente 6 o 7 di questa grandezza. Come mi ha detto è più piccola perché in realtà viene immaginato come parte di un percorso di degustazione, perché per fare il percorso di degustazione se ti mangi una frittatina normale vai, la frittatina ti abbuffa. Per me comunque questo locale è una scoperta veramente. Sì? Stiamo viaggiando veramente alto al momento. Spiega una cosa, io ti voto l'esperienza subito.
Vai. Per come vieni trattato all'interno del locale e per la varietà di cose che ti portano e per la qualità, per me vale almeno un 88 come esperienza. Penso sia una delle esperienze più alte che può dare, nonostante che il locale non mi faccia impazzire. Per me, se devo valutare l'esperienza ad ora, per me addirittura 90 su 100, perché a me i locali così eleganti piacciono assai. Che stai facendo? Si deve accendere. Madonna mia, ma chi sarebbe? No, ma io sono Roma, non so. Fai il food blogger, è pensato food blogger. E fatti cazzo. Questa è una montanara doppia cottura, quindi prima fritta e poi al forno. C'ha un pomodoro San Marzano che prima viene cotto e poi viene rimesso in forno insieme alla pizza, con una fonduta di gran moravia, presto di basilico. Con olio extravergine. Buon appetito, ragazzi. Grazie. Vedi sta sensazione di leggerezza che ti dà tenerla in mano? È la stessa sensazione che abbiamo avuto sulla pizza all'inizio, proprio. Esatto. La stessa cosa. E poi pure sotto, grazie alle cotture che fa, è completamente asciutta la pizza. Vedi che c'è questa scorza. È fritta, ma sembra tipo prima fritta. Sembra prima presa per forno, giusto? Sembra tipo prima messa in forno, sì, per capito, la colorazione che c'ha, capito? Ho capito. Andiamo con l'assaggio? Bella pure la struttura e pure qua ci sta, penso, della tipo 1 all'interno, vai. Ma non ha senso per quanto è buona. A me fa imbazzire sta crema e grana. Barodda. Fa imbazzire proprio. Quanto spinge. E pure l'impasto, pure qua ti dà sempre quella sensazione di sciogliersi in bocca. La parte che preferisco è sta roscatello qua. No, questo qua rispetto a quella di prima non ti dà proprio l'effetto scomparso, un altro che mordi. All'interno la mollica è un po'... come posso dire, tenace, non tenace? No, più presente. Si fa masticare di più, però devo dire la verità, mi piace. Mi piace proprio questa cosa. Fa godere di più dell'impasto, fondamentalmente. Capito. Bella scoperta veramente questa pizza di mamma mia. Ultimamente abbiamo provato tante pizze fritte al forno, oramai la trovi quasi in tutte le pizzerie. Questa qua, non voglio dire se è più buona o meno buona di altre, però è diversa. Esattamente. Questa qua è diversa. Principalmente per come viene cotto il sotto, capito? Che c'è questa scorza... Che posso, ho capito bene, cioè viene cotto prima in teglia e poi senza teglia, ho capito bene. Sì. Mi mette veramente tanta voglia di replicare questi impasti qua, perché sono effettivamente diversi e distanti da quelli che tendenzialmente troviamo nelle pizzerie. Non potevate non assaggiare la margherita. Se notate anche un altro cambiamento, sul menu non ci sono scritti tutte le provenienze degli ingredienti. Pomodoro, San Marzano, dopo, olio extravergine d'oliva, tutto quando la stessa cuisine. A parlare saranno i prodotti quando li metterete e li assaggerete. Posso solo dire il fior di latte che c'è. Noi lo chiamiamo baciato alla bufala perché c'è il 20% di latte di bufala. Io vedo le posate ancora pulite ed è la cosa che più mi fa felice. Questo è proprio il tipo di pizza che piace a te, come omogeneità del cornicione, precisione, sì, nella sì, stessa. Sì, molto bella. Sai che si legge la cottura nel forno elettrico perché si vede già il cornicione più asciugato, anche se poi dopo l'ha reidratato con dell'olio, l'olio che ci mette sopra e ci dà pure questa lucentezza. E la tocca questo cornicione. No, vabbè raga, vabbè. Allora, ma di che parliamo? Se te la apro. Guardate, ragazzi. Vedi quanto è sottile. Guardate qua. Ma che meraviglia! È veramente vuoto. Cioè, guardate, raga, lui l'ha spezzato con le mani. Guardate che cosa c'è. Guarda qua, no, tu non hai idea di cosa ci sta qua. Qua giù. È una cioè, non, nemmeno dire una bolla d'aria, perché c'è una caverna, un'unica caverna che va da qui a qui. Raga. Orca miseria, come è saporito l'impasto. Ti invito ad assaggiare soltanto un pezzettino di cornicione come ho fatto io. Guarda quanto. Guarda ah, qui. Te l'ho detto. Ma che è un cornetto? Vedi che è proprio saporita. Vedi poi gli dice. Non c'è partita, non c'è partita. Abbiamo recensito un sacco di pizzerie, ma per me questa pizza è un altro livello proprio. Cottura sotto, perfetta. Perfetta. Bella macchia di leopardo. Ma di che parliamo oggi? Ma però mi fa assaggiare pure a me. Mi piace, sai questa tenacità della mozzarella che ci sta sopra? È fior di latte, ma è calloso un poco come la bello. Mozzarella. Se non recensiamo mai il sapore dell'impasto. Questa è veramente saporita, sa di grano. E un'altra cosa che mi piace, hai visto quanto è dolce il pomodoro? Madonna. Secondo me non gli dà quella spinta di sale. Ti resta proprio il sapore di pomodoro fresco in bocca, capito? Cioè sono senza parole, ragazzi, perché che gli vuoi dire a sta pizza? Ma che gli vuoi dire? Il cornicione conserva pure un pelo della sua tenacità. Ma nonostante però è piacevole in questo caso, capito, questo perché è saporito. Questo dicendo, mi piace proprio. Ma vedi un po' a quanto passa la casa di Stevo. È vero, questa qua è una pizzeria che nei nostri tour ce l'avevamo un po' persa. Sottovalutata. Madonna, che piacevole. Forse la parola giusta è sottovalutata. Vale 8 euro questa margherita. Io glieli benedico gli 8 euro. Io sta qualità degli ingredienti non l'ho trovata da nessuna parte. Io sento sempre un po' la mancanza del parmigiano. Dell'unica cosa
che sento di meno. Te lo concedo, è vero, forse un po'... Qualità prezzo. Allora, è vero, sono 8 euro, quindi è difficile. Però c'è da considerare pure il locale, la qualità della pizza e dei prodotti sopra. 75 su 100. Allora, nonostante la semplicità di questa pizza, come voto stiamo ancora crescendo, come voto della qualità della pizza in generale. Però adesso ti do soltanto il voto della qualità a prezzo, che 8 euro per il posto sono tanto. Ok. Sono veramente tanto. Comunque gli do 75 su 100, 73 su 100, va pure io. Va bene, ma aspettavo di meno, per come era l'incidente. No, ma perché siamo veramente volando a livelli molto alti, capito? Allora, questa è la recensione negativa, pizza dell'anno. Si chiama recensione negativa perché in primis è stata una provocazione, ma in realtà l'ingrediente segreto è l'ironia. Immaginiamo di andare in pizzeria, tagliamo un pezzo di pizza, lo vogliamo mangiare, lo guardiamo, è bruciato, lo ripoggiamo in piatto. Lì scatta recensione negativa. Quindi c'è questa simulazione ma con una polvere di olive. Quindi abbiamo un'oliva disidratata, poi è fatta a crema con un olio extravergine d'oliva aromatizzato al limone. Gli ingredienti sono pesto di basilico, pomodoro di Corbara, sia intero in acqua e sale che in crema, con il Sichuan, che è un pepe cinese con retrogusto di lime, che insieme creano una cremina e che poi andremo ad intingere col cornicione. Buon appetito ragazzi, divertitevi. Pizza dell'anno 2022. Posso dire una roba? Esteticamente così mi ricorda un filino la margherita sbagliata di Franco. Sì, ho pensato alla stessa cosa, perché essenzialmente sopra è una margherita. Esatto. Soltanto c'è la polvere di olive sotto. Cioè lui ha simulato essenzialmente la bruciatura di una pizza con una polvere di olive nere. Si sentono tantissime note grumate del lime e del pepe lo Sichuan. Ok, questo sì. Che sarà stuzzato. Secondo me però, devo essere sincero, questo pepe... diciamo che sa di lime e addirittura un pochino coprente, mi perdo un po' con gli ingredienti sopra. Mi piace parecchio, è la margherita più particolare che io abbia mai mangiato. Addirittura, il pasto comunque mi fa volare sempre. C'è sempre questo filino di tenacità, cosa dalla quale solitamente starei alla larga, però mi è piaciuto veramente assai. Cioè, è piaciuto continuare a masticare questo impasto. Allora, un po' come quando mangi la napoletana. Esatto. Che è un pochino magari più tenace, però sei contento di mangiarlo perché è proprio sazietà. Allora, questo è un pizzaco, come se fosse un tacos, al grano arso. Quindi abbiamo un grano tostato, senatore Cappelli, con un stracotto di maiale al pallagrello, una misticanza di erbe alla soia, con un chutney di zucca, stracciata di bufala e olio extravergine. Mi piace un sacco questa tostatura che hanno queste pizze, un po' come la prima portata che ci ha fatto. Ok, io intanto devo girare il piatto per il grillo, quindi continuo a parlare. Niente, io non assaggio, non riesco a dirti altro. La bombassia, infatti giro qua ti c'è la rotatoria. Perché me lo devi spragnare proprio il mio? Se pizza qua, c'ho sempre voglia di fare un macello quando le mangio. Mi piace un sacco questo impasto. Mi piace proprio tanto. A me piace un sacco il contrasto che c'è tra l'amarognolo dell'impasto e la zucca all'interno, che sì, invece è dolce. In alcuni locali, quando abbiamo consigliato qualche pizza, abbiamo detto prendetevi la margherita, prendetevi la marina. Qua non ce la farei. Io qua mi sento di dire svariato. Giocate, divertite, prendete più cose. Poi in questo locale non c'è una pizza che mi è piaciuta di meno, cioè nel senso abbiamo viaggiato sempre alto. A livello alto, sì. Eccoci qua. Quindi all'interno abbiamo un burro aromatizzato al rosmarino, sopra viene condita con una provola, topinambur al tartufo, lardo con un tartufo grattugiato sopra. La differenza tra tutte le altre pizze, sentiamo la friabilità che c'ha al mosso. Ti posso fare una domanda? Anche due. Allora, dalla seconda a 10 euro, cioè, la prima è gratis. Speriamo pure con le pizze, così almeno la prima ce la spregniamo. Allora, tutte le pizze abbiamo mangiato, comprese pure la margherita, non erano completamente con farine raffinate. No, non esiste da 10 anni per me la farina raffinata. Prima che Report portasse la trasmissione, la farina raffinata. Secondo me la trasmissione di Report, che tutti oggi hanno decantato dicendo che da lì è stato l'anno zero, per me è proprio una puttanata. Ok. Ma abbiamo fatto una reaction e abbiamo detto le stesse cose. Sì, perché già sapevano dove andare. Sì. Oggi hanno compreso pizzaioli contemporanei che prima nel 2014 non avevano intervistato. Io sono stato uno dei primi a fare la carta degli impasti. Quindi c'era grano arzo, multicereali, canapa, finocchietto, curcuma, cacao. In realtà qua c'è
macinata a pietra integrale, una tipo 1 e c'è persino una semola all'interno. Bella. È particolare questa alveola dura. Ottima la cottura pure sotto. Non mi aspettavo più croccante sotto, però al di là di questo è quello lì che c'è il morso più particolare. Adesso come si stacca il pezzo di pizza dal resto della fetta? Cioè quando mordo, ho proprio l'impressione che il pezzo vuole staccarsi da solo e entrarti da solo in bocca. Ragazzi, per farvi capire la tipologia di consistenza di questa pizza, dovete capire che questa parte qui c'è questa mollica all'interno, ha una masticazione come se fosse una focaccia, però non gommosa sostanzialmente, come se si squagliasse in bocca, però istantaneamente come appena la mordi. E poi c'è tutta questa friabilità peculiare in effetti, cioè la cosa che più mi ha colpito di questa pizzeria è che ritrovi diverse tipologie di crunch per ogni prodotto, cioè nessuno è uguale all'altro. A questo punto dobbiamo votare la qualità di queste pizze. Ti dico la verità, bellissima scoperta. Non c'ero mai stato e per questo l'avevo sempre sottovalutato. Però ti posso dire che dalla prima all'ultima portata abbiamo mangiato impasti di altissimo livello, topping di altissimo livello, soprattutto tante tipologie. E per questo che come voto finale io do 93. Il mio voto, considerato proprio la media della qualità delle pizze che abbiamo mangiato, perché io non ho trovato, cioè in genere io lo trovo il difetto nelle pizze, io qua ho trovato tutte pizze particolari, sia per impasto sia per qualità degli ingredienti. Ma secondo me 95 su 100. E là, sì. Ma io grazie per aver visto questo video, suggeriteci altre pizzerie da visitare, noi vi lasciamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a io!